Sindaco, oggi il conferimento della cittadinanza onoraria al dottore Menniti, la cittadinanza benemerita al frate che appunto ha realizzato questi studi sulla storia di Montauro, l'inaugurazione della piazzetta per Montauro, un momento storico. Ma l'inaugurazione anche della sala consiliare è una cosa più importante. Per Montauro è una bella giornata ed è anche una giornata storica, perché Montauro difettava di una bella sala consiliare come questa, perché laddove oggi abbiamo inaugurato questi locali un tempo era allocato il municipio, poi per via delle deficienze strutturali che il palazzo stesso aveva il municipio è stato spostato più al centro e poi siamo riusciti a ottenere un finanziamento alla Regione Calabria per 840.000 euro e quindi abbiamo ristrutturato tutto questo complesso palazzo che un tempo apparteneva ai Marchesi Zizzi ed un tempo è stato anche scuola elementare e poi successivamente negli anni del dopoguerra è divenuto il palazzo del municipio. Quindi oggi riportando nella vecchia sede la sala municipale abbiamo ripercorso indietro negli anni la storia del paese stesso ed abbiamo consegnato una cosa bella che è la sala consiliare, il salotto della città, la parte nobile dove tutto il paese attraverso i tuoi rappresentanti è rappresentato e dove si animano le discussioni per il futuro e lo sviluppo del paese stesso. Quindi una cosa bella da questo punto di vista, che è stata chiaramente poi anche allietata dalle manifestazioni collaterali che sono il conferimento della cittadinanza benemerita a Padre Aldo Mercurio, che come lei ha detto è uno storico di Montauro che ha scritto di Montauro e ha riscoperto i nostri scrittori passati, tanto che da lui è partito il premio letterario Arcangelo Pisani e quindi abbiamo voluto con questa beneficenza onorarlo per il lavoro che ha fatto. Mimmo Menniti lo conoscete tutti, è il patron di Armont e Blend, è di origine montaurese perché la mamma Anna è di Montauro, appartiene alla nobile famiglia montaurese i Madonna, tant'è che il comune stesso ha oggi in dotazione il Palazzo Madonna, è un grande imprenditore pieno di successo e soprattutto ha voluto donare a Montauro un parco giochi per i bambini nella località Callalunga. Un bellissimo parco giochi che d'estate, ma anche d'inverno, soprattutto d'estate, si anima di ragazzi, di mamme, di nonni che felici possono portare i loro bimbi e che quindi noi abbiamo ritenuto di doverlo ringraziare. In più abbiamo recuperando questo palazzo, mi si perdoni il doppio termine, anche quella piazza che un tempo era un fosso, dove c'è il Museo della Grangia e il Museo dell'Arte Contadina, che abbiamo recuperato, abbiamo rifatto e quindi l'abbiamo voluto dedicare a un emigrante che qui perì tragicamente in un incidente e quindi è una bella pagina di storia per Montauro e per tutti i suoi abitanti. Perfetto.